Ho fatto il pilota, ho cominciato che avevo 17 anni prendendo il primo brevetto e poi appunto ho volato per più di 20 anni in Alitalia. Ho dovuto lasciare il mio lavoro per motivi di salute. Per me il volo era tutto nella mia vita, veniva prima di qualsiasi altra cosa, devo dire. Probabilmente era un po' troppo. Superato questo periodo, con l'aiuto grandissimo di mia moglie, ho preso a Genova i contatti con San Marcellino. Indubbiamente per me è stato un percorso di cammino, di crescita, di ripartenza, ma anche proprio di riscoperta di persona un po' diversa da quello che ero. Mi è capitato, soprattutto all'inizio, di partecipare saltuariamente a qualche messa, eccetera, in San Marcellino. E trovi appunto la persona, le persone che entrano in un ambiente che sentono loro, che si sentono accolte, al punto che qualcuno appunto tira fuori dai propri bagagli, dai propri sacchetti, la focaccia, comincia a mangiare, qualcun altro qualche volta russa, qualcun altro gli suona al telefono e risponde al telefono. E uno di questi, una volta che dormiva, proprio russava alla grande. A un certo punto si sveglia di colpo, si rivolge al celebrante e gli fa. E il celebrante risponde: lo so, è ora di finirla, adesso la finisco. Ecco, per dire, sono esperienze che, questa è piccola, però significative, di un ambiente comunque familiare, di un ambiente caldo, accogliente. Penso che quella che avverto è un'esperienza di umanizzazione, sempre più profonda.